e signori, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Io sono Pisa. Sì, questo sono io. Probabilmente non mi conosci ed ora ti racconterò tutto su di me. O quasi. No, aspetta, con questa faccia non andiamo proprio da nessuna parte. Regia, prego. Beh dai, così va leggermente meglio. Stavo dicendo, questo individuo con la faccia alla pirla sono io, un semplice essere umano che ha voluto iniziare a portare dei contenuti su questa piattaforma cercando di intrattenere le persone facendole divertire mentre ci si fa quattro risate, o anche 5, 6, 7, o... Ok, la smetto. Da come avete potuto notare dalla copertina del video, le mie tre più grandi passioni sono i motori, tra cui la MotoGP e la Formula 1, poi il calcio e infine i videogiochi, che sono il motivo principale di tutto ciò. Vuoi sapere il motivo per cui sono qui dietro lo schermo? Semplice, te lo racconto subito. Tutto è iniziato nel lontano 1997. Tranquilli, non vi racconterò anno per anno, sennò al mio funerale sarò ancora lì nella bara a raccontarvi tutto, quindi... Dicevo, nel 97 non è successo praticamente nulla, oltre al fatto che sono nato io. E questo per dire che già da piccolissimo, agli inizi degli anni 2000, mio padre mi mise per la prima volta un joystick tra le mani, che all'epoca era quello della famosa PlayStation 1. Mi ricordo che il primo gioco con cui ho avuto a che fare è stato Tomb Raider, un videogame che nel corso degli anni è diventato un gioco che mi ha attirato sempre di più. Forse tuttora mi attira di più Lara Croft che il videogioco. Ma vabbè, non entriamo nei dettagli. Poi ho provato anche il famosissimo Crash, l'omino arancione che salta e gira come una trottola per uccidere nemici e per rompere le scatole. Sì, letteralmente proprio. Le distruggeva semplicemente girando su se stesso per raccogliere mele e oggetti. Poi è arrivata l'era di Spyro, il piccolo draghetto viola, anche lui molto famoso, che come Crash mi ha fatto trascorrere molto tempo attaccato alla TV. Poi di giochi a cui ho giocato e che mi sono piaciuti parecchio sono davvero tanti, ma non sto ad elencarli tutti, sennò mi dilungherei troppo. Nel corso degli anni poi ho avuto a che fare anche con la PS2, PS3 e PS4, provando giochi sempre più accattivanti, e fu così che mi è venuta la passione per i videogiochi. Così un giorno mi sono detto: perché non condividere questa mia passione e il modo in cui la vivo, cercando magari di intrattenere anche le persone a modo mio? E niente, eccomi qua a seminare un po' di ignoranza video dopo video. Amici miei, spero che questa presentazione vi sia piaciuta. Se così fosse, fatemelo sapere lasciando un bel like. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e ricordatevi anche di attivare la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su tutto. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!